Signor giudice, buongiorno. Ebrano, ero salito un attimo da Mers per sapere i risultati delle analisi, ma c'è pochino però. Siamo nelle vostre mani? Beh, è tutto qui. Ecco qua. Il colpo è stato sparato da non meno di 50 metri. Senza dubbio, e forse anche da più lontano, con un'arma di piccolo calibro che imprime al proiettile una grande forza di penetrazione. E avete potuto stabilire a che classe sociale apparteneva la vittima? Beh, sì, in linea di massima. Sa, noi procediamo per esclusione e data l'assenza di deformazioni professionali, è certo che non svolgeva un lavoro manuale, quindi non era un operaio. Praticava invece molto sport. Sì, vedo. Box, canottaggio, salute perfetta, robustezza notevole. Segni particolari? Una cicatrice sulla spalla sinistra che risale circa 3 anni fa. Un colpo d'arma da fuoco, il proiettile si è schiacciato sulla scapola. Abbiamo notato l'ispessimento dei polpastrelli. Scriveva molto a macchina. No, mi pare che ci sia molto. Mi pare che abbiate fatto un lavoro piuttosto modesto. Avete fatto un buon lavoro, Evra. Si è lavorato tutta la notte? Grazie. Il giudice. Arrivederci, dottore. Arrivederci, dottore. Sentite, McRae, io so che voi non avete che pochi elementi per iniziare un'inchiesta, ma questo è un caso che farà scalpore anche se i giornali ancora non ne parlano, voi capirete. Un uomo finto. Come finto? Sì, insomma, mascherato, cioè di che alimentare la fantasia dei giornalisti. In altre parole, non vorrei che la cosa andasse per le lunghe. Non lo desidero nemmeno io, signor giudice. Va bene. Allora, buongiorno. E buon lavoro. Grazie altrettanto. Buongiorno.